Ragazze, bentornate sul canale, video dei prodotti finiti che è da un sacco che non registro, infatti ho un sacco di, oddio, di prodotti che sono tutti qui e alcuni fuori perché non mi c'entravano. Quindi io direi di iniziare subitissimo a farveli vedere. Sapete che quando vi registro appunto i preferiti, i finiti, sono delle mini review perché vi dico più o meno se mi sono piaciuti o no, quindi se sono ripromossi o bocciati. Inizierei con un bocciato. Questo è un prodotto di Alchemilla e si chiama Acqua di Fiordaliso e Tea Tree Micellare, struccante viso, occhi e labbra. Allora, se vi struccate con questa gli occhi, andate a fuego. Se vi struccate il viso non strucca bene e comunque a me ha sempre bruciacchiato un sacco. Ci ho messo veramente tantissimo tempo a finirla perché non mi è piaciuta. Mi è piaciuta tantissimo l'altra versione che adesso non ricordo, è quella ai fiori d'arancio, ma questa assolutamente no, quindi non ve la consiglio, per me è un bocciato. Mentre, sempre in tema di acqua micellare, un promosso è questa di Aven, che strucca persino il mascara, quindi l'ombretto e il mascara, una cosa sempre molto leggera, niente di waterproof, niente di complesso, però strucca bene e mi è piaciuta un sacco, molto delicata, lenitiva, super. Sempre un prodotto di skincare questa, e questa è, cioè, allora, Jouer. Sapete che avevo ricevuto tutti i prodotti quando appunto è stata lanciata questa linea e li sto provando tutti man mano. Ci sono alcuni prodotti che mi sono piaciuti, altri che mi sono piaciuti meno. Questo forse è il prodotto che io ricomprerei a vita ed è l'Eau de Soin Hydratant. È una, praticamente una mist per il viso idratante che io utilizzavo tutte le mattine su un dischetto di cotone per detergere il viso. Sapete che la mattina nella mia skincare routine non uso l'acqua, la uso solo la sera. E quindi questa qui la usavo tutte le mattine appunto per andare a rinfrescare il viso e a prepararlo per i trattamenti successivi, quindi il tonico, il siero, eccetera. Quindi mi è piaciuta un sacco. Questa sinceramente non ricordo se mi è piaciuta o no. È la maschera di Sephora per il viso, quella in tessuto, all'ici, e dovrebbe essere quella ultra idratante e illuminante. Non ho ricordi se mi è piaciuta, vi posso dire che io non sono una fan delle maschere in tessuto per il viso, non mi piacciono, le trovo scomode, preferisco le maschere da risciacquare, però appunto senza infamia e senza lode. Mentre, questo mi fate morire quando sui direct di Instagram mi inviate sempre le foto all'OVS quando li trovate, perché sono praticamente introvabili. Sto parlando dei miei patch low cost contorno occhi preferiti. Sono di Beauty Pro e sono in questa confezione azzurra. Ci sono tre applicazioni, quindi 6 patch, 2 per occhio, 3 patch, 3 confezioni di patch. Sono a base di collagene e tè verde, quindi hanno un'azione elasticizzante e decongestionante del contorno occhi, ma soprattutto sono perfetti, grandezza giusta, quantità di prodotto giusta, potete camminare, io ci esco anche, ma chissà dove, porto fuori magari Margot a passeggiare, nel frattempo il patch contorno occhi, e chi mi vede, insomma, non mi interessa, però mi piacciono un sacco e si tengono 20 minuti e sono tra i miei preferiti. Bocciato, questo non l'ho neanche finito, ma proprio no, è un balsamo di Cloran della linea quella Nutri Reparation, quindi per capelli secchi, sfibrati, danneggiati, che si spezzano, rovinati, a base di dattero del deserto. Io Cloran in passato l'ho usata tantissimo, proprio nello specifico anche questa linea, shampoo e maschera nel vaso. Non avevo mai provato il balsamo, avevo comprato, mi ricordo, il Restivoil, avevo comprato il Restivoil in farmacia e ho detto vabbè, prendo un balsamo per idratare tanto le punte, che come vedete sono decolorate quindi necessitano di un'idratazione maggiore. Avevo preso questo, ma anche no, proprio no, ne usavo poco e non mi faceva neanche pettinare i capelli, ne usavo tanto e me li ingrassava, no. Poi, patch contorno occhi, questi di Sephora, che sono sempre nelle confezioni come quelle viso, solo che più piccole. Queste sono le antiborse al cetriolo. Mi piacciono, questi mi piacciono, non sono fra i patch preferiti, però ecco, quando magari non trovo quelli da OVS o non ho altri patch, ma questo io, almeno di questi qui, uno di scorta ce l'ho sempre nel mio armadietto.
Sempre patch contorno occhi che mi sono piaciuti, devo dire, sono questi. Questi non li avevo mai provati, è la prima volta che li provo. Sono della Mask Bar, è il brand, anche questo l'ho trovato da OBS. Sono degli anti-occhiaie. Sono 5 confezioni, quindi 5 applicazioni, e rimangono sempre quelli i miei preferiti, però anche questi mi sono piaciuti. Devo dire che hanno proprio un'azione solo effetto risveglio, sguardo fresco, però mi sono piaciuti anche per il prezzo, insomma restano sempre nella fascia low cost, sono promossi. Questi sono i miei nuovi preferiti, sono più cari rispetto agli altri perché sono, ho finito un sacco di patch comunque, sono monodose, sono della Coco Star, che è una nuova linea che trovate appunto da Sephora, che fa sia maschere per le labbra, per il collo, credo che ci sia anche quella per il seno, comunque qualsiasi parte del corpo Coco Star vi fa una maschera. E questi sono i patch contorno occhi e hanno appunto questa trama camouflage sui toni femminili, mi sono piaciuti tanto, è già il secondo, sa che neanche un altro a qualche parte, comunque sì, mi sono piaciuti. Ah, aspettate perché ho fatto una cosa, adesso ho sentito, sono fatti così, li avevo conservati, e anche questi sono della misura giusta, e costano sui 5 euro, comunque ve li consiglio. Questi sono invece sempre patch contorno occhi che avevo comprato in bioprofumeria e sono della Disao Natural, si chiama, oddio, come si chiama questo brand? Non lo so, comunque sono fatti così e sono gold eye patches a base di acido ialuronico e sono in quel in idrogel. Non mi sono piaciuti, non li ho trovati né comodi, ma proprio non ho visto niente, nemmeno un po' di luminosità, nulla, non ho visto assolutamente niente, quindi bocciati. Questa è anche questi sono patch contorno occhi, devo dire che si capisce che preferisco fare i patch contorno occhi rispetto alle maschere viso. Sono della Sugu Beauty, anche questi sono made in Corea, li ho trovati da OBS. Allora, sono a base di ginseng ed eucalipto. C'è tutta questa scatola, questa busta per una sola applicazione. Sì, carini, non li boccio, ma a quel punto preferisco comprare patch un po' più, una confezione con più prodotto. Avocado eye mask, sempre di Sephora, vi ho detto queste ce le ho sempre, anche quella d'avocado mi piace. Questa invece è una maschera viso alta e verde, anti imperfezioni, anche questa non, niente da dire. Questa è una maschera coreana della Collagene Facial Mask, no, Made in China, però non c'è scritto niente, ma ricordo che era tipo un pottino preso da VS, da mettere poi in frigo perché comunque era una sola applicazione, ma in realtà io ne ho fatte due, però così, niente di che. Spugna, madonna, sembrava un uovo. Allora, ho un vuoto, ho un'amnesia, non ricordo, Beauty Blender, la Beauty Blender, che a me ogni tanto, cioè sempre, fa la muffa, e io non la tengo chiusa, la tengo sempre all'aperto, all'aria, però mi finisce sempre così, mi fa anche un po' senso, quindi no. E stessa fine mi fa, ma un po' meno, la Real Techniques. Comunque, questa è la differenza tra le due spugnette, io è noto e risaputo che preferisco la Real Techniques alla Beauty Blender, perché ha questa parte piatta, perfetta per andare a pressare tutto. Ho finito la matita per le sopracciglia, ne vedrete un po' di matite sopracciglia, mi sa, perché ogni volta cambio matita, le sto provando tutte, vi voglio fare un video dedicato alle matite sopracciglia, quindi ne sto provando tantissime. Questa è quella di Benefit, la Goof Proof Brow Pencil, che non mi è piaciuta semplicemente per il fatto che ha questo genere di applicatore, io preferisco le micromine, questo invece ha il mini triangolino, però in generale è stata una matita che mi è piaciuta. Questa è la versione mini delle taglie prova, insomma, che hanno da Sephora. La numero 3 era sbagliato anche il colore, però a parte il fatto della punta, se il colore fosse stato giusto mi sarebbe piaciuta perché durava veramente tanto sulla pelle.
Finita ieri la Furrow Shoes Dark Brown di The Balm, matita invece sopracciglia micromina, che mi è piaciuta tantissimo. Colore perfetto, mi è piaciuta tanto, e sicuramente una di quelle che andrei a ricomprare. Un prodotto make up, questo sono in lutto, cioè veramente, questo devo dire, non l'ho trovato in questa colorazione, se no l'avrei comprato prima e qualche giorno fa in profumeria. Sto parlando del fondotinta di Max Factor, il Facefinity Compact Foundation 000002 Ivory, che è questo qui, che ha appunto la sua spugnetta ed è un fondotinta in polvere. Mi ricorda tantissimo quello di Shiseido, che è stata la mia coperta di Linus per tantissimo tempo, come fondotinta, che è quello solare. Questo ha proprio la stessa applicazione, super veloce, la resa è molto naturale, dura sulla pelle, non si vede che avete il fondotinta ma siete uniformate, la polvere è una polvere morbida, insomma mi è piaciuto e ve lo consiglio. Ho la linea Oliva di Fito Relax, scrub esfoliante viso con estratto di olio da coltivazioni biologiche. Io questo ce l'avevo in doccia, infatti si vede che è tutto calcarea la confezione. Non lo usavo solo sul viso. Allora, io in doccia ho sempre una mousse per lavare il viso e uno scrub viso e uno scrub corpo e poi tutto il resto delle cose. Questo io lo usavo anche sul décolleté, sulle braccia, l'ho usato anche insomma a mezzo busto proprio per esfoliare. Mi è piaciuto, ha dei bei granuli, gratta ma non troppo, cioè mi è piaciuto come scrub, lo consiglio. Consiglio anche questo della Biovera, che invece usavo per il corpo, ed è il morbido gommage esfoliante levigante. Questo però è, resta un pochino oleosa la pelle una volta che l'avete risciacquato, e è un po' più morbidoso da massaggiare. Comunque è un gommage, quindi la differenza fra scrub e gommage è proprio la dimensione dei chicchetti che vanno, delle particelle esfolianti. Questo, il gommage fa più gomma, è più cremoso, quindi mi è piaciuto per il corpo, mi piacciono in generale. Una maschera che consiglio per i capelli a tutte quelle che hanno decolorato i capelli, che all'improvviso sono diventati secchissimi, è questa qui di Macadamia, la Deep Repair Mask, che è una maschera famosissima proprio per nutrire, per i capelli danneggiati, è famosissima. La confezione nel barattolo, questa è la travel size, diciamo così, la 100 ml, io l'ho acquistata su Amazon, buonissimo, un prodotto ottimo, mi ha salvato tantissimi shampoo, soprattutto mi ha fatto smettere di usare questo perché esisteva qualcosa che funzionava e mi piace. Poi non so perché, ma c'è un dentifricio, un Denivit sbiancante antimacchia intenso, non so perché è finito qui, lo dovevo buttare, di solito non li conservo. Poi due deodoranti Fito Relax, questa è la linea bio dei deodoranti, ve ne avevo parlato, avevo fatto anche un post sul blog. Sono due profumazioni diverse, la Sensitive e la Fresh. La Sensitive è da sempre la mia preferita, la mia profumazione preferita, la versione roll-on. Dei deodoranti di Fito Relax, che sono appunto bio, eco bio naturali eccetera, io preferisco i roll-on agli spray, trovo che abbiano una durata più alta. E Fresh ce l'avevo al lavoro, mentre Sensitive ce l'avevo a casa, perché appunto è una profumazione, vediamo se si sente ancora, delicata, di fiori, è buona. Poi ho finito una cipria, la Instant Fix è matte, come vedete questa è finita, la mia cipria preferita, la colorazione 001 Transparent di Rimmel, e mi piace tanto, la uso tutti i giorni e ne ho una anche in uso adesso. Due mascara, no, anche un po' di più. Comunque, il mascara che abbiamo rinominato In Extremis, ma in realtà si chiama In Extreme Dimension Lash di MAC, che è nero ed è stato il mio fedelissimo mascara di questi mesi. Quando mi chiedevate su Instagram, che mascara hai Fede, che mascara hai? Era sempre questo. E poi un mascara invece low cost, questo è il Volume Stylist 18 ore Lash Extension Mascara.
di Essence, e questo faceva parte del video dove avevo fatto la review di tre mascara Essence, quindi la review low cost di tre mascara, e questo era il secondo posto. Poi un po' di matite. Allora, un'altra matita sopracciglia, questa è la Brow Divine in Jupiter di Nabla. Poi due matite occhi, in realtà queste non le ho finite, ma fanno parte di un ripulisti che ho fatto tra le matite, quindi ho finito un po' di matite. Queste erano tutte Lord & Berry. Non so, Lord & Berry era un brand buonissimo, bellissimo, fantastico, che non si trova più, che peccato. Un'altra matita sopracciglia, questa è la NYX, sempre a micromina, la Brow Pencil, la colorazione brunette, questa anche fra quelle che mi piacciono di più. Il Nano Lash, che io adesso ricomprerò perché è da un sacco che è qua dentro, da un sacco che l'ho finito, ed è il siero per le sopracciglia. Questo vi svolta, giuro svolta. Io l'ho fatto usare anche a mia mamma, l'ho comprato anche a lei, e anche lei ha svoltato, vi rimette in sesto tutte le sopracciglia. Adesso io sono... Ho di nuovo quel periodo con i buchetti fra le ciglia, quindi lo devo riordinare. Lo trovate su Amazon, scrivete Nano Lash e vi compare. Un contorno occhi che ho finito, Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Power Eye Gelée di Estée Lauder, che è famoso per cui è allora, Revitalizing Supreme, per chi mi segue da tanto tempo lo sa, è stato uno dei miei contorno occhi preferiti, ed è quello nel pot, nel vasetto. Poi è uscita questa versione qui con l'applicatore che dovrebbe aiutare. Io odio questo genere di cose, di applicatori, non li trovo assolutamente performanti, non aiutano secondo me la stesura, cioè non sostituiscono il dito, quindi mi è piaciuto, però appunto io lo applicavo sul dito e poi andavo ad applicarlo. Comunque è sempre un rivitalizzante, un effetto molto luminoso sul contorno occhi, e la linea mi piace. Ho buttato questi due profumi perché si sono alterati. Anche qui ho fatto un ripulisti. Qui ci sono quelli che uso dei profumi, qui ci sono quelli che uso tutti i giorni adesso, e poi lì ci sono tutti gli altri. Comunque, Bronley Orchid, non so se i Bronley li avete mai sentiti, sono delle profumazioni inglesi, e molto molto antiche, tra virgolette, come sentore, e però cioè, a me ricordano i profumi che usava mia nonna, sono tutti fioriti, tutti. Orchid è il mio preferito, se avete modo di annusarli in qualche profumeria, non costano tantissimo, sono... Di solito quando li espongono li mettono vicino alla 4711 La Colonia e Roger Galet, per farvi capire insomma, in che cosa siamo. E poi si è alterato, ma questo... È stato un mio errore lasciarlo in macchina, convinta che l'avrei potuto utilizzare quando volevo, ma è il Petit Flower Bomb di Victor & Rolf, che anche questo è un profumo che mi piace tanto. E invece finito un altro profumo, qua ho pianto perché mi ricordo ancora quando l'ho usato per la prima volta, e sono passati tantissimi anni perché vivevo ancora a Verona, e quindi sono passati almeno 5 anni sono passati, ed è di Reminiscence Le Note Gourmand, e questo è il Dragé, quello alla mandorla, che non c'è più niente, però era buonissimo. No, non esce più niente, super buono. Poi ho finito il primer, questo è il Photo Finish Primerizer. Mi piace tantissimo, e stavo guardando lì perché vedo l'altra bottiglia che ho comprato, è il primer idratante a base di acido ialuronico di Smashbox, che mi piace. Poi dell'estetista cinica in collaborazione con BioJay, avevo preso il kit di maschere, che appunto trovate da OVS, sono delle 5, 6, 7, boh, non mi ricordo, comunque più di queste che ho in mano perché alcune non le ho ancora finite, da 20 ml, e ho finito 4 maschere. Bye Bye Panda, che è quella per il contorno occhi, che ha un'azione decongestionante e schiarente, molto rinfrescante e rilassante. Mi è piaciuta,
L'Hangover Miracle, che invece è quella super illuminante, che quando avete una giornata, venite da una giornata molto stancante, non dovete per forza essere in hangover, però quando volete un'azione illuminante, questa è buonissima, mi è piaciuta tanto. Poi questa si è gonfiata, ma in realtà è finita. Fresca come una rosa, che è la maschera rinfrescante. Anche questa, diciamo che fra quelle che mi è piaciuta un po' meno, insieme a questa qui, la Baciami Stupido, maschera labbra e contorno labbra. Forse non ho delle labbra così secche da riuscire a vedere una differenza fra queste, fra fare la maschera e non, oppure fare questa maschera e non farla. Comunque, un mini mascara di Estée Lauder e un altro mini mascara, questi erano nel fondo di qualche borsa. Sono due Sumptuous, uno all'Infinite e uno all'Extreme. Sapete quando dite, ah, queste mini taglie che bello, le metto in borsa all'occorrenza e poi non le usate mai, si sono seccati? Ecco, questo è il caso. Poi una, oddio, questa era una crema anticellulite, questa sì, l'emulsione anticellulite di Nora Rev Cosmetique, effetto rimodellante. Questa aveva, è nuova in tonsa, aveva un profumo e ha tuttora un, a parte che no, questa dall'inizio ha sempre avuto un profumo che mi infastidiva tantissimo. E la volta, l'ho applicata due o tre volte, e la prima volta ho resistito, la seconda la terza, no, la seconda mi sa che l'ho applicata solo due volte, insomma l'ultima volta che ho detto no basta, io questa non la posso più usare perché mi ero appena fatta la doccia, applicata la crema e mi ero andata a rifare la doccia. E due cose, una mini, non so, abbiamo finito, una mini matita sopracciglia di Elena Rubinstein. Questa, anche se non è temperabile, scusate, anche se è temperabile, non è retraibile, è fra le matite che mi piacciono di più perché ha un colore pazzesco e mi piace. Non c'è più scritto il numero, comunque è quella castana, bellissima. C'era anche la spazzola finale, ma l'ultimo prodotto è lo shampoo Restive Oil lavaggi frequenti, quello marrone. Questa era la mini taglia, ma adesso ho generalmente sempre il formato grande, che è l'unico shampoo che mi calma il momento di acuto di dermatite, quindi quando mi si squama la pelle, insomma quelle cose là, avete capito. Bene, questi erano tutti i miei prodotti finiti, adesso ne collezioneremo altri. E volevo farvi vedere il bouquet di fiori, anche perché mentre registravo lo guardavo, che è bellissimo, ancora dopo 4-5 giorni. Ho il codice sconto per questo mazzo di fiori di Tekolvin Co, questa startup spagnola che mi ha appunto mandato un mazzo di fiori bellissimo la scorsa settimana, quindi li volevo ringraziare. Vi lascio qua la foto su Instagram dove andrà a vedere il codice sconto, che vale fino a, mi sembra, fine mese, attorno al 20. E noi ci vediamo al prossimo video.